Siamo a Quinto, in Svizzera, per seguire i 320 atleti che si sono iscritti alla Star Ways to Heaven. La Star Ways to Heaven è una corsa verticale contro la gravità. 4.261 gradini, 790 metri di dislivello e 1,3 km di percorso. Si inizia in salita, si prosegue in salita e si termina in salita. Un insieme di emozioni che ti portano a tutto questo, la fatica, il lavoro che c'è dietro, il risultato, ti prepari tutto l'anno come in ogni sfida che uno fa e poi cogli quel successo di arrivare in cima, quel secondo può essere tutta la vita, quella gioia immensa che esplode una volta che arrivi su in cima. Il giorno prima della gara, gli organizzatori stendono le corde necessarie alla messa in sicurezza del percorso. Il tracciato segue le rotaie di una funicolare che collega la frazione di Piot alla località di Piora. La pendenza media è del 61%, con punte massime dell'89%. Ho deciso di fare questa gara perché mi piace sempre superare i miei limiti e adoro le salite, adoro la montagna, adoro faticare e questa era una gara che aspettavo di fare da almeno 3 anni e oggi finalmente sono qua. Non conoscendo la gara sono partita a sensazione, non troppo forte e subito mi sentivo bene e poi dopo una ventina di minuti comunque le gambe e la schiena si cominciavano a sentire, però un po' a carponi, un po' arrampicando sui gradini ce la si fa, è fattibile, e testa, bisogna tenere di testa. Quando arrivi a metà strada e pensi che la scala non finisce mai, non finisce mai perché vedi un muro davanti a te, poi oggi c'era molta nebbia e non vedevi niente, però ce l'ho fatta, questo è il mio medaglia che ho guadagnato. L'ultimo gradino è immenso, l'ultimo gradino è l'equazione finale dei 4.261 gradini che ci sono nella Stairway to Heaven. L'ultimo gradino è la tua medaglia. Faccio l'ultimo gradino e poi mi sento libero. Vincerò, vincerò, vincerò. I passi sono l'ultima botta di adrenalina, quindi dai tutto, poi muori per 2 secondi, però sei contento di essere arrivato in cima. Oggi non si vedeva neanche la cima, fino a pochi metri prima, e quindi è stato emozionante, una sorpresa praticamente. Brother, I'm on my way. Where's the warm voice?
Il momento più bello è quando arrivi alla fine e ti dicono ce l'hai fatta, e dopo arriva il tipo, ti mette la medaglia intorno al collo. Ed è un'emozione unica, un'emozione veramente unica, una cosa che mi porterò nel cuore. Solo la mia volta.